Fine primo tempo tra Pac-Man e Blue Island. Vincono i Blue Island per, con il risultato di 6-1. Parziale pesante per la Cava e compagni. Una battuta, Renato, una partita, diciamo, davvero un approccio sbagliato da parte vostra. Loro sono una grande squadra, però voi non avete cominciato come la partita scorsa, sono, diciamo. Sono più forti. Noi abbiamo cambiato un'altra volta qualcosina e stiamo subendo questa cosa, ma loro naturalmente giocano meglio. Però tanti sbarioni a livello difensivo, anche nel finale questa... Sì, un approccio diverso avrebbe portato sicuramente al risultato migliore di questo. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Adesso una battuta a volo. Carlo, una battuta a volo. Un gol anche per te, Blue Island. Superiori nettamente agli avversari. Sì, stiamo giocando male, però con un po' di fortuna stiamo vincendo. Siete superiori dal punto di vista individuale. Forse il gioco di squadra può migliorare, no? Questo sicuramente. Come mai secondo te stanno un po' sottovalutando l'impegno? Sì, vabbè, siamo anche un po' disorganizzati. C'è un po' un calo mentale, però ci renderemo sicuramente. Va bene, dopo per la ripresa. Ragazzi, eccoci qui con i migliori in campo della partita Pac-Man contro Blue Island nella quarta giornata del girone B della Soccer Cup a 36 squadre. Siamo con i migliori in campo della partita, migliore dei suoi Renato Lacava, migliore in campo Francesco Sica. Partita vinta per 12-3 da parte dei Blue Island. Partiamo proprio da Renato Lacava, autore di una doppietta dopo un pareggio della settimana scorsa. Oggi è stata più la squadra avversaria che era più di alto livello rispetto agli avversari, o avete dei meriti? No, loro giocano bene, giocano un altro calcio proprio. Un altro sport. Siamo venuti a giocare, alla fine abbiamo preso meno gol del previsto. Ci aspettavamo 23, ne abbiamo presi 12. Quasi la metà. Sicuramente. Sicuramente, ecco qua, ci accompagnano anche i Santi. E Renato, comunque, vabbè, in ogni caso il vostro obiettivo è mangiare più fantasmini possibili. Sì, sì, quando per arrivare a quel decimo posto. Sì, vabbè, per entrare al tabellone finale. Perfetto. Allora, in bocca al lupo al Pac-Man per il prossimo del torneo. Vuoi fare un saluto particolare, un ringraziamento? No, no, loro che hanno fatto una grande partita, abbiamo dominato. Loro sempre i campagni. Campo e fuori. Sì. Perfetto. Vabbè, grazie. Complimenti, la Cava, alla prossima, in bocca al lupo al Pac-Man. Un attimo solo, finisco con lui. Francesco Sica, grandissima prestazione per te. Quanti gol hai fatto oggi? 5 gol per te. Francesco, una grande prestazione, forse diciamo, sono un buon allenamento, anche se Pac-Man come altre squadre non sono mai da sottovalutare, perché va a finire che poi qualche volta perdete dei punti con squadre tecnicamente meno valide di voi. Ma oggi com'è andata secondo te? Abbiamo giocato bene, però all'inizio siamo andati proprio. Cioè, devi essere parecchio tempo per entrare in partita, praticamente. Sì, 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 sì. Oggi alla fine siamo andati in partita. Ho capito. E comunque un'ottima prestazione, 5 gol per te. Oggi è la squadra praticamente siete al completo, con questa che giocherete tutto il torneo. E voglio dire qualcosa, Orlando è migliorato un po' per i lanci. Sì. No, è migliorato. Però, direi no. Con i piedi, fortissimo. Il faccione, con i piedi penso non c'è speranza. Vabbè, ci dicono dalla regia di stringere. Ci comunque ringraziamo qualcuno, dedichiamo qualcuno questa medaglia. Sì, alla mia fidanzata. Allora, vediamo anche noi, Bluana, buongiorno, 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 Bluana. Complimenti, in bocca al lupo, Bluana, alla prossima, ciao.